Prima le cessioni, poi gli acquisti per un Teramo che adesso, con la scelta di Giovanni Zichella, è pronto ad operare per ristrutturare la rosa di un diavolo che al 1° luglio potrà contare su 9 tesserati, che poi sono quegli elementi che hanno in essere un contratto con la società biancorossa. Partendo dalla porta, a Michal Lewandowski potrebbe essere concessa un'opportunità di dimostrare il proprio valore. L'estremo difensore polacco, infatti, proprio sotto la guida di Antonino Asta a fine 2017 aveva iniziato a trovare maggiore spazio. Zichella, che di quello staff faceva parte, potrebbe puntare su un ragazzo giovane che nell'esperienza da Avezzano aveva fatto vedere ottimi numeri. Poi il prestito a Monopoli da gennaio e adesso, al netto di scelte diverse, la possibilità di ritagliarsi un ruolo determinante. In difesa sono in 3 sotto contratto. Il capitano Speranza, scadenza 2020, è dei 3 quello che ha maggiori probabilità di rimanere. Poi Caidi, che invece nelle intenzioni della società è un sacrificabile sull'altare dei conti, ma c'è da trovare un acquirente per un difensore di altissima levatura in C e con un ingaggio importante. L'altro difensore, il terzo, è Mattia Altobelli, che rientra dal prestito al Siracusa, ma che i siciliani vorrebbero avere nuovamente con loro dopo la buona esperienza in maglia aretusea. Si passa poi alla zona mediana del campo. Per Avadio più o meno lo stesso discorso fatto per Caidi, elemento di spessore assoluto ma che per questioni di bilancio potrebbe essere lasciato partire a patto che si trovi una squadra che si accolli anche solo una parte dell'ingaggio del centrocampista. È chiaro che Zichella, così come la società, terrebbero sia lui che Caidi, ma i conti in questo momento sono sacri e se non si palesa un socio che voglia aiutare Campitelli, il budget a disposizione rimane abbastanza risicato. Per De Grazia invece discorso rimandato al 2019, quando scadrà il prestito biennale con l'Ascoli, che ha comunque un diritto di ricompra del numero 4 in questa estate e nella prossima. La salvezza dei bianconeri in Serie B rende De Grazia però meno appetibile per i marchigiani, che potrebbero non voler esercitare il diritto di riportarlo al Del Duca, lasciandolo ancora a Teramo come da accordi. Davanti invece, per Bacio Terracino e Fratangelo non ci saranno discussioni. Per motivazioni differenti sono due calciatori che il Teramo si terrà stretti. Il capocannoniere della passata stagione ha trascinato il diavolo nei momenti più difficili, dopo un avvio nel quale aveva trovato poco spazio. Ma Bacio Terracino sarà imprescindibile anche nell'annata che verrà. Fratangelo invece deve fare il salto di qualità che tutti si aspettano. Grandi potenzialità condite quest'anno anche da 2 reti in campionato. Ma l'esplosione ancora non c'è stata e a Teramo lo attendono come la centravanti del futuro insieme a Fagioli. Infine il 9° sottocontratto è Riccardo Barbuti, che dopo la retrocessione del Gavorrano in Serie D è tornato in biancorosso. Per lui discorso diverso da tutti gli altri: non fa parte del progetto tecnico del Teramo, che vuole trovare una squadra per l'ex Lumezzane, anche perché nella stagione entrante Barbuti, complice lo stipendio che aveva spalmato, percepirà un ingaggio molto elevato che il diavolo non può permettersi. Dunque il lavoro per il direttore sportivo Sandro Federico sarà tanto, a partire già da queste ore in cui sta visionando dei prospetti nelle finali primavera. Ma prima di procedere agli arrivi, Campitelli pretende una cura dimagrante nei conti. Solo poi comincerà la costruzione del Teramo che verrà.